Però Tony, ovviamente lei è un pochino, cioè fa pratica di umiltà, però lei in 2 anni ha vinto 2 scudetti, ha vinto la Coppa UEFA e per un pelo arriva in finale nella Coppa dei Campioni. Questa continuità assoluta di rendimento è dovuta probabilmente a metodi nuovi portati da lei che magari prima non erano stati instaurati nella Juventus. Ma io onestamente non mi reputo né un mago né un... Io cerco di fare il mio mestiere, la mia professione nella forma più, per me, più precisa, non so per gli altri come considerano il mio operato, e credo di invogliare i ragazzi, di incentivare i ragazzi sotto questo aspetto continuamente, perché solo attraverso questo stimolo ci sono nuovi obiettivi, ci sono nuovi orizzonti. E come si fa a dargli nuovi incentivi, cioè a non farli adagiare sugli alloni? Di che cosa si parla? Si parla di tante cose che possono essere superflue e si parla anche di cose che forse sicuramente recepiscono, considerato il risultato che abbiamo fatto, hanno recepito certi valori, certi loro doveri, più che diritti, perché diritti ne hanno molti, però certi loro doveri che devono continuamente espletare, no? E mi sembra che lo... Aspetta, una domanda maliziosa, si fa più leva sul loro professionismo o su certi concetti retorici del vecchio sport, dovete vincere per la bandiera, cosa ha ancora più valore? No, io credo che i valori oggi patriottistici sono già superati, no? Però valgono quelli professionali. Ma io credo che quelli professionali e quelli umani, no? Che sui quali